Ai, guarda un po' qui. È Uguelo. Stento a crederci, persino all'interno è una copia esatta delle Blanc. Non lo trovate un po' bizzarro? Ma è per questo che mi piace tanto. Vi vado a prendere qualcosa da bere. Arrivo subito. Ehi, ma cosa? Quando ti sei cambiato d'abito? La tua maschera è sparita. Io però non mi sono trasformato entrando. Se non altro il fatto che i tuoi vestiti siano tornati normali significa che qui siamo al sicuro. Ma che diamine? Certo che ne dite di cose strane. Vivo qui da sempre, ma non ho mai incontrato delle persone come voi. Beh, persone... Dai, ti pare il momento di fissarti su una cosa del genere? Dunque, voi due siete nei guai. E in base alla situazione potrei anche essere in grado di darvi una mano. È molto generoso da parte tua, visto anche tutto l'aiuto che ci hai dato. E poi vogliamo davvero saperne di più su questo posto. Erina, dico bene? Per prima cosa, potresti dirci qualcosa di più su di te e su questo mondo? Capisco. Prego, accomodatevi. Ah, parla con gli alleati, ritrovo, apri menu preparativi. Lo stato terribile delle cose. Molto Strikers. Quindi tu e i tuoi amici venite da un altro mondo? Ma Irina ha perso una gamba? No, credo semplicemente sia un pezzo di un'armatura di piastre che lei porta solo sulla gamba sinistra. Devo ammetterlo, è un po' difficile da comprendere. Questo è l'unico mondo che io abbia mai visto. Per giunta, mi state anche dicendo che siete ladri che rubano i cuori e che siete giunti qui per caso. Non ho proprio idea di cosa stia succedendo. Credimi, siamo sulla stessa barca. All'improvviso siamo stati circondati dalle forze di Marie e hai dovuto salvarci. Noi non avevamo davvero idea di cosa stesse succedendo. Beh, possiamo tentare di capirci qualcosa più tardi. Morgana e te. Danny. Danny Noriega. Piacere di conoscerti. Immagino ora tocchi a me dare delle risposte. Chiedete pure. Se esiste una Nuova Zelanda, è mai esistita una Vecchia Zelanda? Sì. Sì, la Nuova Zelanda, Nova Zelandia dal latino, chiamata così per via della provincia olandese Zeeland. Il nome è stato anglicizzato in Nuova Zelanda. Quindi sì. Girano i bozzetti in versione umana di Erine, fido ti pare sai da giovane. Eh beh, sì, no, no, non, cioè, non, non faccio fatica a crederlo. Il taglio che gli copre un pochino l'occhio, il capello grigio, il portamento comunque di un certo livello. Ci sta che sia una sai da giovane. Non lo è ovviamente, però... Anche se sei in un altro mondo, la dottoressa lo sente come. Ma magari, io la rivoglio, Taita Kemi! Ciao, Max. Ti sei perso un botto di roba. Chi cazzo è, Marie? È un tiranno spietato che crede di comandare tutto da queste parti. Un tempo questo era un luogo pacifico, privo di ogni sorta di conflitto. Poi è apparsa Marie. E da allora è cambiato tutto. Ha dichiarato che tutta la città e i suoi cittadini erano di sua proprietà. Con i suoi soldati invincibili a precederla, ha ottenuto subito il controllo totale. Soldati invincibili? Intendi quei tipi che ci hanno attaccato? Esatto. Abbiamo iniziato a chiamarli legionari. Perché non gendarmi? Che è anche francese. Gendarmerie! Vabbè. Ormai ve ne sarete resi conto. Non sono solo incredibilmente forti. A me sembrano delle pippe al sugo, ma vabbè. Ma possiamo soltanto mandarli a tappeto. Si rimettono sempre in piedi, in men che non si dica. Ah. A prescindere dalle strategie che tentiamo, sembrano invincibili.
Forse sono delle ombre di qualche tipo. Solo le persone possono abbattere un'ombra. È normale che voi non abbiate possibilità. Come prima persona mi consiglieresti Persona 5 Royal? Al 100% ciondolo, assolutamente sì. Ombre. Persone. Qualsiasi cosa siano, sapevo che avevano informazioni valide sul nemico. Ah no, qualsiasi cosa sia, sapevo che avevate informazioni valide sul nemico. Comunque, dopo che Maria è comparsa e ha dichiarato che questo era il suo regno, ora fa il lavaggio del cervello a chiunque le capiti a tiro, per poi sfruttarli fino all'annientamento. C'è altro che vorreste chiedere? Che ci fai qui? Ma non è che siete un po'... francesi? In realtà in Francia c'è anche la legione. Sì, ma quando tu parli di legione ti viene in mente una legione romana. Invece se parli di gendarmi ti viene invece in testa un po' di più. Tipo i soldati francesi dell'epoca rivoluzionaria, no? Che anche quelli ha un po', credo, a cui un po' più si ispirano. Oscar François de Jargeau, capitano delle guardie reali. Sì, lei ha detto che questo era il nascondiglio del corpo ribelle, vero? Maria è abbastanza forte da richiedere lo sforzo di tutti in città per fermarla. Ecco perché ho fondato il corpo ribelle. Da allora ne sono al comando. Come colei che ha ispirato i cittadini a lottare, è compito mio assicurarmi che Marie non li renda più schiavi. I gendarmi, tra l'altro, esistono ancora, verissimo? Sono un po' come i nostri carabinieri, sì, esatto. Beh, di certo hai un buon motivo per essere considerata una criminale, eh? Davvero notevole, Irina. Beh, il nostro record di vittorie però è tutt'altro che notevole. Ormai siamo rimasti talmente in pochi da essere praticamente un esercito solo di nome. Se i vostri nemici si rialzano come se niente fosse, non si può fare poi granché. Già, ormai la nostra opzione migliore è mantenere un basso profilo e cercare falle nelle loro difese. Allora, c'è altro? Perché ci hai salvati? Perché? Voi due eravate nei guai, quindi dovevo aiutarvi. Anche a rischio di farti catturare, quei tipi ti stavano già dando la caccia. Vero, e ammetto che avevo già preso in considerazione di reclutarvi per la nostra causa. Non avevo mai visto nessuno tenere testa alle forze di Marie prima d'ora. Non così bene, comunque. Grazie Ciondolo, grazie per il sub, benvenuto o benvenuta. Accettiamo volentieri il complimento. Ma sei stata tu la vera stella lì. Grazie di nuovo, Irina. È stata una scommessa piuttosto audace da parte mia, ma sono decisamente felice che abbia dato i suoi frutti. Allora, nient'altro? Quindi mi pare di capire che Marie faccia quello che desidera in questo mondo. Ma sai se ha un obiettivo? Se si sta prendendo la briga di rendere tutti schiavi, dovrà pur farlo per un qualche cazzo di motivo. Per il matrimonio perfetto. Il matrimonio perfetto? Vuoi sposarsi? Sì, Marie è costantemente impegnata nell'organizzazione del suo matrimonio. Ormai è la sua unica ossessione. Vuole sempre di più, a prescindere da quanta sofferenza possa causarle. Non posso dire come me l'aspettavo. I suoi legionari, i cittadini catturati e persino i vostri amici sono tutti costretti a preparare il matrimonio. È riuscita persino a ordinare di costruirle quel carro armato con il messaggio prematuro sul davanti. Just married. Marie sembra una vera minaccia. È abbastanza egocentrica da sacrificare chiunque la circondi per i propri desideri. Ed è potente quanto sembra. Allora siamo tutti in grossi guai. Dobbiamo agire in fretta. Bene, ora che abbiamo un'infarinatura generale, cerchiamo di capire quale sarà la nostra prossima mossa. Tornare a casa, salviamo i nostri amici. Sì, quella è la nostra priorità assoluta. Ma considerata la potenza del suo lavaggio del cervello, non sarà facile. A proposito di questo, ho una proposta. Voi due volete liberare i vostri amici dalle grinfie di Marie e fuggire da questo metaverso. E io voglio spodestare Marie così che nessuno debba più vivere sotto il giogo di un tiranno. Considerato tutto ciò, credo che dovremmo unire le forze. Sareste disposti a unirvi al corpo ribelle se vi aiutassi nella vostra missione di salvataggio? In altre parole,
Vuoi stringere un accordo, giusto? Tu che ne pensi? È la nostra unica opzione. Quanti ricordi? I am thou, thou art I. Già, non si può far fronte a situazioni bizzarre come questo senza procurarsi qualche nuovo complice. Non dobbiamo solo salvare i nostri amici, ma dobbiamo anche capire come tornare a casa nostra. Direi che più siamo, meglio è. E lei sembra piuttosto in gamba. Non dire gamba. Ne abbiamo discusso e il risponso è unanime. Affare fatto, Irina. Fantastico, allora siamo d'accordo. Sono impaziente di iniziare. La voce di Irina mi è familiare. Fatemi controllare al volo chi è. Perché più la sento e più mi ricorda qualcosa. Behind the voice actor. Persona. Tattica. Irina Lienna Albanese. E ha letteralmente fatto solo Persona 5 Tactica? Ha letteralmente... Questo è il suo primo ruolo. Ah no, ok, andiamo su IMDb. Però sì, ha iniziato a lavorare da pochissimo. Ah, buon per lei. Congratulazioni. Per prima cosa, vi nomino ufficialmente membri del Corpo Ribelle. Detto ciò... Benvenuti nella Resistenza, compagni! Compagni? Beh, direi che per ora ce lo faremo andare bene. Hey, Soja. Il gruppo ha ricevuto 2 PC. E ritrovo il tuo angolo sicuro in questo mondo. Qui troverai diversi modi per prepararti. Salve i progressi premendo 3. Puoi salvare anche del menu preparati sotto lo 6. Abilitando l'autosabotaggio, il gioco salverà automaticamente ogni volta che tornerai al ritrovo. I should write that down. Per rafforzare le tue unità acquisisci le abilità presenti nell'albero delle abilità. Punti crescita servono ad acquisire abilità dell'albero delle abilità. Otterrai PC elementare del livello del fantasma. Chiaro. Puoi acquisire un'abilità. Posizioni il cursore sull'abilità che desideri ai primi X. Aggiorna Ege, infligge danni medi in un'area contenuta. Acquisisci Maeia, infligge danni leggeri in un'area media. Acquisisci Rakukage, aumenta la difesa di un alleato, aumenta leggermente i danni dell'abilità Eia. Sì. Però GP20. Cosa vuol dire GP20? Ah, minchia, se costano le abilità. SP aumenta, ripristina leggermente gli SP mentre si usa una copertura. Bello, sicuro. Oh, che bello, sono divisi per personaggio. Ottimo. Sempre darei priorità agli SP, esatto. Morgana ed Irina gli ho cambiato l'abilità, cioè gli ho aumentato l'abilità più che altro per una questione di così infliggono danni ad area. Lo stesso dicasi di Justice Locun, il voice actor nuovo di Shinjiro. Arrivano dalla stessa scuola lui e Lianna. Ah, ma dai. Comunque sì, cioè... esteticamente è... cioè... mi piacciono le scelte estetiche che hanno fatto in questo Persona 5 Tactica. I font, il modo in cui sono fatte, da proprio quel... ha dei riferimenti molto chiari. E Kip? Shkareb? No. Kachev. Morgana la fionda, la pistola finta.
E infatti Irina non ha un persona. I should write that down. Mi ricordo lo studio Trigger. Vagamente forse un po' più coso, Little Witch Academia, però non ce li vedo un granché. Parla con gli alleati. Missione, via. Questo farà avanzare la storia. Proseguire? Sì. Cosa mi sono perso? Un botto di roba, Sommosinno. Esatto, manifesti pubblicitari sovietici. Quello è appunto la bandiera rivoluzionaria e cose del genere. Rieccomi con il rapporto. Ehi, lui? Oh, da dove è saltata fuori questa palla di pelo? Scommetto che sei una spia di Marie. In tal caso è in guardia. Non ce ne sarà bisogno, rilassati. Questi sono i nostri nuovi compagni. Preferirei non entrare nel merito. Rina, più tardi spiegagli la nostra situazione. Eri in ricognizione, giusto? Scoperto qualcosa? Affermativo, capitana. Le informazioni erano corrette. Diversi individui ignoti sono attualmente detenuti nella prigione vicino al castello di Marie. Non mi sorprende che Marie veda voi e i vostri compatrioti come una minaccia. Anche se le ha soggiogate, è solita rinchiudere le sue pedine più potenti quando non le sfrutta. Non possiamo sapere con certezza se si tratti davvero dei vostri amici finché non verificheremo di persona. Ah, persona. Fammi controllare una cosa. Ok. 4 ore. Andiamo a controllare allora. Sì, è ora che io inizi a rispettare la mia parte dell'accordo. Qualora trovassimo i vostri amici, una volta liberati potremmo dare alle nostre forze un grande vantaggio. Bene, allora partiremo non appena avrete riposato. Io penserò a un piano d'attacco, non ci vorrà molto. Cavoli, non pensavo che ce l'avrebbero suonate così. C'è qualcosa di strano. L'insolito comportamento dei nostri poteri ci è davvero ostacolato. Forse qui il metaverso funziona diversamente. Ma è inutile pensarci adesso. E poi ora possiamo contare sull'aiuto di Irina. Con un po' di fortuna tirerà fuori una strategia che... La venza. Ma quella era... Una farfalla blu ci è volata davanti per poi svanire nel nulla. Nel punto in cui è scomparsa, ora c'è una porta dall'aspetto familiare. Let's go! La porta blu! Non dirmi che... Tu che cazzo ne sai, Morgana, che tu non la puoi vedere la Velvet Room? Cioè, a meno che questi eventi non siano post sconfitta del Graal, tu come cazzo fai a sapere della Velvet Room? Ma non è un po' diversa? Attraversiamola. Forse saprà dirci cosa sta succedendo. O se non altro ci guarderà le spalle. Beh, però se c'è la Venza, per forza siamo post-Graal. Quindi ci sta che Morgana lo sappia. Svelluto! Scalda sempre il cuore.
questo posto ora ha un aspetto completamente diverso ora. Ci sono un sacco di macchine dappertutto. Che è successo? Da quanto tempo? Beh, non molto direi. La Vance, ma col grembiule da fabbro, che carina! Benvenuti nella stanza di velluto. Questo mondo esiste tra il sogno e la realtà, tra il pensiero e la materia. Si direbbe che abbiate vissuto parecchie disavventure. Signorina La Vance! Ci conosciamo, non fare il cretino. Che ci fai qui? Questo posto ha intrapreso la stessa direzione che il pato ha imposto su di te. E una tale imposizione non può che essere esercitata da un'entità dotata di un grande potere. Tuttavia, ignoro quale entità sia responsabile di tutto ciò, così come ignoro le sue intenzioni. Quel che posso dire con certezza è che l'attuale situazione devia notevolmente dal naturale corso degli eventi. Ammetto però che la mia noncuranza mi ha intrappolato in questa aberrazione e allontanato dal mio padrone. Wow, ha preso anche voi, signorina La Vance! Chiunque sia questa entità è inoltre responsabile del caotico stato in cui versa questa stanza. È come se una qualche forza di repulsione avesse infettato questo posto. Sfortunatamente, questa forza ha avuto effetto anche su di voi, aggravando il problema che state affrontando. Oh, ecco perché non riuscivamo a evocare le nostre persone come al solito. Questa donna di nome Maria ha chiamato questo posto regno o qualcosa del genere. Qualunque cosa sia, di sicuro è molto strana. Dunque, d'ora in poi, mi riferirò a quel mondo come regno. Questo regno è un mondo diverso da quello di Memento e degli altri palazzi. Ahimè, tornare indietro non sarà facile, e se ci limitiamo ad aspettare, rimarremo bloccati qui in eterno. Non è quello che faremo. Giusto, non ci siamo mai arresi e non intendiamo iniziare ora. Salveremo gli altri e andremo via da questo postaccio. È proprio quel che mi aspettavo. Questo mondo, isolato da tutte le altre realtà, c'è ancora tanto da imparare. Tuttavia, finché ci sarà da parte vostra la volontà di superare queste difficoltà, non esiterò ad aiutarvi. Sono colei che domina il potere. Al fine di risvegliare il potenziale sopito in voi, eserciterò nuovamente il mio ruolo in questo luogo. Come ho già spiegato, questa stanza è stata sconvolta da una grande alterazione. Le mie scuse, ma vi dispiacerebbe congedarvi? Intendo ripristinare l'ordine del luogo prima del vostro ritorno. Contiamo su di te, Lavenza. Certamente. Credo fermamente in te, Trickster. Morgana, lo affido alle tue cure. Farò di tutto pur di non deludervi, signorina Lavenza. Ad ogni modo, quegli abiti e sono dovuti anch'essi a quell'entità misteriosa. No, pensavo semplicemente che in queste circostanze avrei dovuto adeguare il mio abbigliamento al tema. Esattamente come ha fatto Elizabeth, in persona Q. Oddio, fatemi controllare una cosa però. Volevo controllare... Justin e Carolyn. Madoka magica. Ah! È la voce di Misato. È la voce americana di Misato. Ed è stato il suo primo ruolo! La doppiatrice americana di La Vance è la voce di Misato Katsuragi. Ed è stato il primo ruolo importante che ha mai fatto Misato. Certo che puoi, Jampiol. Che ne pensate? Mi dona? Sì, scusate. Che ne pensate? Mi dona? Mi si addice?
Sì, alla grande. Mi fa molto piacere. Bene, dunque. Venite pure a farmi visita quando necessario, varcando la porta nel nascondiglio. Ci rivedremo molto presto. Farewell.